Buongiorno signori, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi abbiamo tre pacchi, uno di essi rivoluzionerà completamente il look della mia scrivania. Uno un po', uno un proprio a caso. Quindi direi di iniziare. Muniamoci di taglierino e forbici per fare un lavoro pulito. Primo pacco, sarà questo a rivoluzionare la mia scrivania? Beh, come potete vedere dall'esterno, potrebbe non essere. Mamma mia, piegato benissimo. E qua dentro, signori, abbiamo un tappetino per il mare, ma non è un tappetino normale, cioè è uno di quelli che al centro è bucherellato, quindi puoi rimanere bagnato e non prenderti un'insurrezione. Niente, lo volevo troppo, sto coso costava 10 euro, quanto? Allora l'ho preso, quindi figata. Niente, giusto per farvelo vedere. Quindi un pacco l'abbiamo già eliminato, signori, siamo molto più vicini al capire qual è di questi due. Quale sarà mai? Take out un guess? Sarà impossibile da indovinare. Adesso abbiamo un altro pacco, signori. Questo qua è piccolo, me lo volevo fare inviare da un'azienda solamente che non mi ha risposto. Quindi niente, l'ho comprato io personalmente e... pacco. La nostra cara Oki ci ha inviato... In realtà pensavo fosse più grande. Un... hub USB, fighissimo. E poi la cosa figa è che è molto pesante. E inoltre, come potete vedere, è in pandan con il colore del mio monitor, dello stand. Veramente, veramente figo. Non pensavo fosse così carino. Bene, in realtà il piano iniziale, che scusate se sono così sovraesposto, signori, excuse me, era quello di mio fratello vuole fare un torneo di Fortnite col suo telefono e mi dice: guarda Marco, mi servirebbe per vincere e arrivare nei primi 100.000 e quindi classificarmi di avere un qualche modo di connettere la tastiera all'interno del telefono e quindi poter giocare in un modo fighissimo. Ah, c'è anche il cavo, giusto. E poi c'è la key di Oki, che è veramente fighissima. Tutte le volte dici: wow, che figata sta azienda che mi dà queste cose. Però poi non mi invia i prodotti gratis. No, scherzavo. Però poi non so cosa serve, semplicemente per attaccartela da qualche parte, che figa. Comunque, stavamo dicendo, la mia idea iniziale era quella di attaccare questo stand qua all'interno del telefono, poi a sto punto prendere una tastiera e provare ad attaccare. La prova definitiva ce l'avremo, che sta cosa funziona, se si accende. Se si accende in LED vuol dire che funziona. Sono molto fiducioso, no, non fiducioso, però purtroppo secondo me non si accenderà niente. E come possiamo vedere, rimane totalmente spenta. Quindi, se io provo a scrivere, ovviamente non funziona niente. Beh, era abbastanza da prevederla una cosa del genere, non è che potevo aspettarmi tanto. Proviamo ad utilizzare il suo cavo, magari è quello il problema. Ci sono dei cavi USB che sembrano tutti bellini, però poi in realtà no. E non posso neanche utilizzare il suo cavo perché è USB, perché è progettato per stare per l'appunto su un computer e utilizzarlo come hub lì. Beh, direi di mettere l'hub prima di tutto, di posizionarlo. Quindi niente, mi dispiace, mio fratello non potrà fare il torneo di Fortnite con la tastiera. Quindi direi di posizionare il tutto. Spostiamo un attimo questo pacco e proviamo un attimo a metterlo in un modo decente. Allora, devo attaccarlo. I'm feeling glad I got sunshine. Io vado a vivere sotto la mia scrivania. Che bella l'arietta delle ventole. Il mio piano originale era di metterlo, anche se me lo immaginavo più grande, però sempre le cose su Amazon sembrano più grande, era di metterlo in questa posizione qua, levando questo. Cacchio, però non ci ho pensato. Effettivamente, se la USB è qui, io o gli faccio fare il giretto così bruttissimo, e come vedete spunta qui, oppure cambio la posizione. Che faccio? Cambio la posizione? Direi proprio di sì. Quindi, come potete vedere, vicino al Google Home, la lampada e tutte le cose inutili che metto qua dietro, così almeno nei video non si vedono, abbiamo il nostro piccolo hub USB. Tutte le volte non dovrò abbassarmi, fighissimo. C'è la lucina verde, fantastico, ci attaccherò i caricatori. Però voi signori mi direte: ma come, per te questo coso qua rivoluzionava completamente la tua scrivania? Ebbene no, abbiamo il terzo pacco, che signori io spero che rivoluzioni la nostra scrivania, o perlomeno la mia. Signori, ecco qui la mia nuova tastiera. Ha tutto, direi di vederla insieme. Prima di tutto, come vedete, il formato è bello piccolo. E perché, lo vediamo subito. Questa si apre, sì, fighissimo. Però è retro, fantastico. Quindi devo aprirla da qua. Oh là là, si è anche aperta. Bluetooth 5.0 Wireless Gaming Keyboard with RGB Lightning. Ah, questo è il levatasti, carino. Non ho mai visto un levatasti così. Wow, ah ok, te lo prendi così e lo tiri via. Mechanical Gaming Switches. Vediamo, secondo me sono tipo quegli switch di prova, immagino. No, però io non voglio rompere le cose a primo impatto. Ok, non rotta.
Ci sono andato vicino. Va bene. Ah, figata! Ecco, l'avevo visto in un video di Blink queste cose, però non pensavo te le dessero. Sono dei piccoli switch, perché le tastiere meccaniche vanno con degli switch che sono intercambiabili, e loro ti dicono: hey, te le facciamo provare tutte, così almeno se ti piacciono te ne compri altri. Ecco, quindi c'hanno questo piccolo interesse. Ogni switch ha un rumore differente, fa una cosa differente. Come vedete, questo è lo switch nero, provo a premerlo. Si sente il click, ma è molto normale, cauto. Questo è il marrone. Il click mi sembra più pronunciato. Questo è il rosso, questo sarebbe quello da gaming, mi ricordo. Ok, qua non c'è proprio il click, è una cosa più lineare, e forse è per quello che è da gaming. Ed infine abbiamo l'azzurrino blu, che è... Ah, ok, è il più duro di tutti, mi sembra, e c'ha un click che è potente. Forse è il ting che mi fa dire wow, è duro. Il tasto. Però ti dico, non sento la differenza io. Però che figata sto rumore qua. Cioè, pensa a typare con sto rumore qui. È fastidiosissimo. Direi di evitare di perdersi negli switch e di vedere la tastiera com'è. Manuale di istruzioni. E... Che figata, eh. È bella sta cosa, eh. Ho un altro touch and feel. Con questa tastiera qua ho cercato una fusione tra questa tastiera della Logitech, che porca, questa tastiera della Logitech, che è fighissima perché è piccola, wireless e tutto quanto, e però mi dava fastidio che questi tasti fossero, non mi piacevano questi tasti qua, e questa tastiera qua, che è bella perché ha i tasti che si sentono bene, però è semimembranosa e non meccanica, che è peggio, però è troppo grande per la mia scrivania. Quindi ho fuso le due cose e sono arrivata alla conclusione di scegliere questa, che pazzesco, ha dei tasti fighissimi, piccola, compatta. Potrei benissimo attaccarla con la tipo C, che è un plus, quindi facciamo finta che il Bluetooth non va bene. Ok, speriamo vada bene. Vediamo senza luce. Pazzesco. Carini sti LED, devo capire come si fanno. Come vedete c'è questa modalità qua, però se premo tastino questo qua, che è tipo FN2 e 9, cambia le modalità. Pazzesco, tutto illuminato. Wow, tutto rosso. Pazzesco. Incredibile. Fantasmagorico. Sensazionale. Wow. 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 Vediamo. Ecco, no. Sì, credo sia questa la mia modalità preferita. Cioè, è bellissima sta cosa. È inutilizzabile, perché mentre editi, adesso ho editato un po', provando ad utilizzare le modalità, quelle tutte sparafresciose, tipo anche questa, non è fattibile. Cioè, la puoi mettere solo in background e dici, wow, bellissimo. Però per il resto sono fighissime, cioè, per farle vedere gli amici, è una cosa fantastica. Questo serve per spegnere e riaccenderla, regolare l'intensità. E poi la cosa figa è che il bottone, questo qua, maiuscolo, se lo premi si illumina di rosso. Sai sempre se è maiuscolo, no? Problema super rilevante che ho riscontrato, però ci sto prendendo la mano, è quello delle freccette. Come potete vedere, non ci sono. Però se premi il tasto FN e WASD puoi utilizzarlo come freccette. Però ho notato una cosa che avrei dovuto notare prima. Adesso cercherò di trovare rimedio a questo. Signori, non ha la E accentata, la I accentata, ste robe qua. È un po' indecente. Poi ultima cosa, sul computer mi ha preso direttamente il layout, quello con E accentata al posto di questi pulsanti qua, cui non ce l'hanno. Quindi io non sento assolutamente nessuna differenza, sia alcune volte, cioè tipo la E accentata so dov'è, però la O, la U no, quindi vado un po' a tentativi, però immagino che imparerò. C'è anche lo sticker, signori, fantastico. Vabbè, proviamo a farlo direttamente dal telefono. Ok, Draconic 1, abbinamento, connesso, ottimo. Non so, del tipo proviamo. Ciao, sono Marco. Oggi batterò a tastiera. Comunque questo video non era una recensione, era semplicemente per farvi capire che hey, questa tastiera è una figata. Adesso la sostituiamo, anzi facciamolo subito. Pazzesco, è anche più slim dell'altra, mi piace sta cosa. Ovviamente tutti i link dei prodotti cui ho unboxato in questo video li trovate nella descrizione. Adesso evito di prolungarmi sia su questa tastiera che su qualcosa di, che su qualsiasi cosa, che su quello, perché o vi aggiorno nelle storie di Instagram oppure faccio un video riguardo tipo questa tastiera, immagino. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un bellissimo like pazzesco e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ci si vede domani con un nuovo video e ciao!
Comunque lo youtuber cosa fa? Mostra tutte le cose bellissime sulla scrivania, la nuova tastiera, tutto quello che ha messo, però poi per terra è un'altra storia, diciamo.